Buongiorno a tutti, in questo video proseguiamo le lezioni sulla cinematica. Nel video precedente vi avevo parlato di moto rettilineo uniforme e faccio comparire qua in alto a destra, dove c'è il mouse a destra, ma qui in alto a destra una scheda che riporta quel video, insomma in cui c'è il link a quel video. Non so perché si era aperta una schermata diversa, ma ho risolto il problema. Insomma, vi rimando a quel link, a quel video, in cui spiegavo cos'è il moto rettilineo uniforme. E mi serve questa introduzione perché da quel tipo di moto si prosegue per studiare quest'altro. In quel video vi avevo già spiegato che cos'è la velocità, quindi io mi aspetto che voi sappiate già cos'è la velocità, come si misura, cosa significa dire che un corpo si muove a una certa velocità, cosa significa dire che un corpo si muove a una certa velocità, velocità costante, cosa vuol dire questo? Ok, e anche cosa significa che in un certo momento un corpo ha una certa velocità, cioè che cos'è la velocità istantanea. Avevo fatto una piccola istantanea, avevo fatto una piccola parentesi, insomma, una piccola spiegazione su cosa fosse la velocità istantanea, cioè cosa significa muoversi a una certa velocità in un certo istante. Okay. Se abbiamo presente questi concetti, quindi sappiamo anche come è fatto il grafico, aggiungo qua anche un'altra cosa, sappiamo come è fatto il grafico spazio-tempo per il moto rettilineo uniforme, possiamo andare avanti, iniziare a parlare di moto accelerato. Per farlo però, come anche ho fatto l'altra volta, insomma, mi serve fare una piccola introduzione, per cui cambio pagina adesso e devo riuscire, nel minor tempo possibile, che so già che sarà tanto, ma fa niente, devo riuscire a farvi capire che cos'è la accelerazione. Allora, magari lo sapete già, magari è una parola che già avete usato tante volte, però adesso io ve lo spiego bene dal punto di vista fisico. Intanto inizio dal punto di vista grammaticale a dire che accelerazione si scrive con una L sola. Tante volte io vedo nelle verifiche studenti che mi rispondono che calcolano la accelerazione di qualcosa con due L, e quello è sbagliato perché accelerazione ha una L sola. Ma tolta la grammatica, insomma, lasciando perdere la grammatica, cos'è l'accelerazione? Noi parliamo di accelerazione quando descriviamo il moto di qualche oggetto, di qualunque cosa. Si parla di automobili che accelerano, di razzi che accelerano, di corridori che accelerano. Cosa vuol dire però accelerare? Se ci penso un attimo, la cosa più semplice che mi viene da dire per parlare di accelerazione è: un oggetto accelera quando in qualche modo cambia la sua velocità. Se io vedo un oggetto che si muove di moto rettilineo uniforme, sempre costante, bello pulito, dirò che quel corpo non sta accelerando. Ma se invece per qualche motivo frena o schiaccia l'acceleratore, insomma, cambia la velocità, dirò che sta accelerando. Ora sono tentato di dirvi che l'accelerazione è una variazione di velocità. Ma questa cosa non è sufficiente, infatti questa definizione è solo a metà, insomma, no? C'è solo un pezzettino, manca un pezzo che adesso aggiungiamo. Variazione di velocità, manca qualcosa. Perché manca qualcosa? Perché pensate un attimo, se io adesso affermassi questa cosa, dicessi la mia automobile è in grado di passare da 0 a 100 km/h, lo fa, è capace, perché io la macchina la prendo che è ferma, la accendo, insomma sono fermo, inizio, parto, vado e quando vado in autostrada a volte vado anche più veloce di 100 km/h, sempre rispettando i limiti, no? Allora, la mia automobile può fare questa cosa, ma visto il lavoro che faccio, la mia automobile non può essere chissà che automobile potente o chissà che gran macchina, no? Eppure dico è capace di accelerare da 0 a 100 km/h. E se penso un attimo che anche le macchine da corsa, Ferrari, Lamborghini, Porsche, quello che volete voi, io non sono esperto di motori, anche quelle macchine da corsa sono capaci di passare da 0 a 100 km/h, cioè se la loro velocità iniziale di 0 è di 0 km/h, sanno passare a una velocità finale di 100 km/h. Se preferite esprimere queste due grandezze in metri al secondo, ricordiamoci che la conversione da fare prevede il numero 3,6. Per cui se io voglio passare da chilometri orari a metri al secondo, devo dividere il numero che ho per 3,6. Se voglio fare il contrario, devo moltiplicare per 3,6. Per cui 0 diviso 3,6 fa 0 metri al secondo. Mentre 100 diviso 3,6 viene un numero decimale periodico, approssimato è 27,8 metri al secondo. Ma tornando al nostro esempio delle macchine, cioè queste automobili, sia la mia che le macchine da corsa di alto livello, possono passare da 0 a 100 km/h o da 0 a 27,8 metri al secondo. E allora un ragionamento un po' fallace mi porterebbe a dire la mia automobile ha le stesse prestazioni delle auto da corsa di alto livello. E se dicessi questa cosa, ovviamente farei un po' una figura particolare, insomma, perché non è così, evidentemente. Adesso, staccandoci un po' dalla mia macchina, perché non so in realtà quanto ci mette andare da 0
orari. È chiaro che c'è una differenza fra una macchina normale, no? Una macchina utilitaria che si vede in giro, con una macchina da corsa. Qual è la differenza? Entrambe hanno questa capacità di passare da 0 a 100 km/h. Ma quella cosa che qua non ho scritto, che invece è importante per definire l'accelerazione, è anche l'intervallo di tempo. Per cui io qua diviso intervallo di tempo. Questo significa che, intervallo di tempo. Questo significa che devo tener conto anche di quant'è il tempo impiegato per fare quel cambiamento nella velocità. E ora proviamo a fare un esempio qua sotto, invento due automobili, qualsiasi le chiamo Auto 1 e Auto 2. Ricordo che non è la mia, nessuna delle due, ok? Auto 1 e Auto 2. Entrambe saranno soggette alla stessa variazione di velocità, cioè da 0 a 100 km/h, o se preferite 27,8 metri al secondo, entrambe, ma mi invento adesso due valori, mi dico che la prima ci mette un tempo di 5 secondi per effettuare questo aumento di velocità, di delta T1, la seconda ci mette invece 3 secondi, ok? Ci mette un po' meno, è un po' più veloce, un po' più rapida a fare questa cosa. Come faccio a calcolare l'accelerazione di queste due auto? Beh, trasformo quella frase che ho scritto sopra in una formula. Quindi, se prima ho scritto accelerazione uguale variazione di velocità diviso intervallo di tempo, qui io scriverò qua sotto A uguale delta V su delta T. Ok? Questo è il calcolo che devo fare. Allora, nel caso della prima macchina, A1, quanto fa? Avrò 27,8 diviso 5. Prendo la calcolatrice che ho sempre qua e funziona, 27,8 diviso 5, 5,56. Poi vediamo l'unità di misura cos'è. Mentre la macchina 2 avrà una accelerazione di sempre 27,8 diviso 3 secondi questa volta. E il numero che otteniamo è 9,27 approssimato, che è la seconda cifra. Capisco già da qua, insomma, che accelerazione della macchina 2 è più grande, già questa cosa l'avevo intuita, guardando i numeri, insomma. Ma qual è l'unità di misura? Ora mi metto qua sotto a fare il calcolino dell'unità di misura, quindi cos'è l'unità di misura dell'accelerazione. Qui abbiamo una velocità sopra e un tempo sotto, per cui metri al secondo diviso secondi. Se sappiamo fare, come spero, i calcoli con le frazioni, questa cosa diventa metri al secondo per 1 su secondi. E quindi diventa di fatto metri al secondo quadrato. Questa, anche se a volte sembra un po' strana, ma è quella giusta, insomma, questa è l'unità di misura dell'accelerazione, metri al secondo quadrato, metri al secondo quadrato. È un po' difficile a volte immaginarsi che cos'è un metro al secondo quadrato, perché noi sappiamo cosa vuol dire muoversi di 1 metro in 2 secondi, cose del genere, ma a secondo quadrato ci sembra un po' strano. Diventa meno strano se ci ricordiamo, se riusciamo a ricordarci come si ricava con questo metro al secondo quadrato, cioè con questa unità di misura iniziale. Perché qua c'è scritto metri al secondo, quindi vuol dire che la prima auto, questa qua, in ogni secondo che passa aumenta la sua velocità di 5,56 metri al secondo. Se passa un secondo da quando la macchina inizia a muoversi, viaggia a 5,56 metri al secondo. Se passano 2 secondi, quanto viaggia il doppio, no? Doppiamolo, diventano 11,12 metri al secondo. Se passano ancora più secondi, ogni volta devo aggiungere per ogni secondo che passa 5,56. E se lo moltiplico per 5 arrivo a 27,8, che era quello che cercavo prima. La stessa cosa succede con quest'altro, allora avrà invece una accelerazione di 9,27, quindi vuol dire che ogni secondo che passa aumenta la sua velocità di 9,27 metri al secondo, quindi metri al secondo al secondo. Ma tutta questa cosa che vi ho raccontato adesso serviva per definire cos'è l'accelerazione. Quindi, se voi lo sapete, accelerazione è variazione di velocità diviso intervallo di tempo. E questo è quanto. Adesso, se andiamo un po' avanti, cos'è che voglio fare sapendo questa cosa sull'accelerazione? Vorrei andare a studiare, insomma, come è fatto il moto di un corpo che accelera. E in particolare, come ho fatto nel caso del moto rettilineo, in cui ho semplificato un po' le cose, mi limiterò per adesso a vedere i casi interessanti in cui gli oggetti si muovono con accelerazione costante questa volta e non velocità costante. Se vi ricordate, nel moto rettilineo uniforme, cosa si diceva? Si diceva che
preso un oggetto che si muove di moto lentamente uniforme, quindi in cui la sua velocità non cambia mai nel tempo. Se andavamo a costruire un grafico spazio-tempo fatto in questo modo, quindi qua c'è lo spazio in alto, no? S, qua c'è il tempo, okay? La legge oraria che usavamo era questa qua, se vi ricordate, più V per T, no? S0 più V per T, cioè ci dice che la posizione di un oggetto è uguale alla sua posizione iniziale più la sua velocità per il tempo che è passato, e il grafico che si otteneva era sempre una retta, no? Passante per l'origine, se questo corpo aveva S0 uguale a 0, oppure non passante per l'origine, che ne so, così, se questo oggetto non partiva da 0, e la pendenza della linea ci diceva quanto andava veloce questo oggetto. Più era pendente la linea, più era alta la velocità. Adesso che stiamo parlando di accelerazione, vuol dire che il nostro disegno, il nostro grafico, non potrà più essere una retta, perché se fosse una retta sarebbe molto rettilineo uniforme. Ci aspettiamo di vedere qualcosa di non rettilineo, cioè qualcosa che sia una curva. Ora, il moto è sempre rettilineo, cioè la traiettoria del moto sarà sempre una retta. Ma attenzione che questo grafico non è il grafico della traiettoria del moto, ma è il grafico di come varia la posizione in funzione del tempo. Qui ottengo una linea retta, passante o meno per origine, e questo descriverà un moto rettilineo uniforme, cioè un moto con velocità costante, d'accordo? Questo è. Invece, se considero una velocità variabile, per forza avrò dei momenti in cui queste linee cambieranno. Per esempio, faccio così un piccolo esempio prima di cambiare pagina. Se rappresento un moto fatto così, 1, 2 e 3, okay, tre movimenti per questi tre istanti in cui cambia qualcosa, noi abbiamo un oggetto che inizialmente si muove con questa V, poi a questo istante, chiamo T1, la sua velocità cambia, lo vedete che è cambiata la pendenza, no? Quindi qua è avvenuta un'accelerazione. In questo grafico, vabbè, è un'accelerazione ideale perché avviene istantaneamente, ma comunque è cambiata la velocità. E qui cambia ancora, no? Addirittura da qua in poi l'ho fatta costante, cioè in cui l'oggetto non si muove perché la sua velocità è zero. Quindi avrò un grafico che non è più una retta. Se immagino di non avere punti come questi o questo in cui cambia in modo istantaneo l'accelerazione, ma immagino che l'accelerazione sia costante. Sì, non cambia in modo istantaneo la velocità, ovviamente, volevo dire prima. Ma se io immagino che questa accelerazione sia costante, cioè che cambi continuamente la velocità nel moto, io avrò davanti a me una curva. E voglio arrivare a questa curva con questi passaggi che vi faccio vedere e speriamo che funzioni, insomma, che riusciate a capire quello che voglio cercare di spiegarvi. Allora, iniziamo a studiare cosa succede a un movimento di quel tipo lì. La sua accelerazione, un corpo si muove con una certa accelerazione che è delta V su delta T. Immaginiamoci un corpo che parte da fermo, quindi partenza per semplicità e poi dopo estenderemo. Partenza da fermo, cioè V0 uguale a 0, e come abbiamo fatto anche nel moto rettilineo uniforme, prendiamo un delta T e T0 uguale a 0, cioè un delta T che sia uguale di fatto a T, cioè il tempo l'istante iniziale è sempre 0 secondi. Allora, da qua ricavo che cosa? Una legge che è fatta in questo modo. A è uguale a V meno V0, ma V0 vale 0, dicevo poco fa, diviso T meno T0, dove anche T0 vale 0, d'accordo? Ora, in questo caso cosa viene fuori? Che A è uguale a V fratto T, o se preferite, che V è uguale ad A per T. Questa è una piccola formulina, non è generale, no? Perché riguarda solo le partenze da fermo e dall'inizio del sistema di riferimento, insomma, dall'inizio del tempo, insomma, con tempo uguale a 0, tempo 0 uguale a 0, quindi è una formula particolare, ma ci aiuta a iniziare a affrontare bene questo argomento. V uguale A per T. Questa è la velocità che cambia nel corso del tempo. Ora, prima di proseguire, vi faccio vedere come si rappresenta questo in un grafico velocità-tempo e non spazio-tempo. Allora, facciamo un disegnino di un grafico velocità-tempo, ecco, magari facciamolo bene però e non così. Facciamo un disegnino di un grafico velocità-tempo, fatto così. Mettiamo in asse orizzontale, ecco, magari però dritta, perché sennò non ci piace. Mettiamo in asse orizzontale il tempo, come prima, e in asse verticale la velocità. Cos'è che succede? Succede che se, allora facciamolo così, se A è costante, quindi se A è un'accelerazione costante, non cambia nel tempo, se A è costante, quella legge che ho scritto sopra, V uguale A per T, è l'equazione di una retta, in cui V è l'asse verticale e T è l'asse orizzontale. Ora, se V uguale A per T, mi aspetto di vedere un grafico fatto così, lo disegno. Una linea, okay, retta che passa per l'origine se la formula è V uguale A per T ed è fatta in questo modo. Okay? Vedete che la velocità cambia nel tempo, no? Perché più passa il tempo, più aumenta questa V, visto che la sua accelerazione è costante.
Cos'è che accadeva invece nel moto rettilineo uniforme? Quindi, se il moto è rettilineo uniforme, se invece il moto è rettilineo uniforme, ok, MRU, sul moto rettilineo uniforme, com'è che era il grafico di questo? Come potremmo, non l'abbiamo fatto, ma com'è che facciamo a disegnare un grafico velocità-tempo? Per un moto rettilineo uniforme ce la posso fare, come sempre. Eccolo qua. Se questo è sempre V e T, sempre storta, però adesso la drizzo. Se questo è V e T per un moto rettilineo uniforme, cos'è che osservo? Questo è V, questo è T. Cos'è che succede? Allora, vediamo questo. Che il grafico velocità-tempo di un moto rettilineo uniforme, col fatto che la V non cambia mai, proprio perché è un moto rettilineo uniforme, sarà un grafico fatto così, molto semplice, orizzontale, no? Fatto in questo modo. Allora, io del moto rettilineo uniforme sono capace di studiare tutto, perché conosco la legge oraria, conosco tutto quello che mi interessa sapere. Vorrei arrivare allo stesso grado di conoscenza anche per il moto uniformemente accelerato, cioè vorrei in questa schermata ricavare la legge oraria del moto uniformemente accelerato. E come faccio? Cerco di dimostrarvelo in modo geometrico partendo da questo disegno qui. Guardate cosa succede qui al moto rettilineo uniforme quando vado a considerare un certo istante t, lo prendo qui, no? Un certo istante t, qua. Lui si muove a una certa velocità v, all'istante t si trova qui, ok? Questa è la velocità all'istante t, è sempre la stessa, non cambia mai. Che cos'è? L'area di questo rettangolo che io ho identificato, quindi vado a colorarlo magari con il pennarello, usiamo il verde, va bene così, allora, faccio questo colore che è un po' così. Questa area qui, che cos'è? Com'è che si calcola quell'area? Quell'area è banalmente, non è un rettangolo, quell'area banalmente è il tempo che è passato, quindi t da questa parte, per la velocità a cui stavamo viaggiando, quindi velocità per tempo. Questa è l'area di questo rettangolo. Ma velocità per tempo, che cos'è? Se vi ricordate la legge oraria del moto rettilineo uniforme con partenza dall'origine degli assi, era S uguale a V per T. Per cui questo che c'è qua dentro, questa cosa che c'è qua, vediamo se riesco a cancellarla senza fare troppi danni, ma li farò di sicuro. Ma finché ci piace così, esatto, infatti cancello tutto qua, vedete, no? Ma non è un problema. Qua non scrivo più allora V per T, ma ci scrivo S, perché è di fatto lo spazio percorso. Ho scoperto che in un grafico velocità-tempo lo spazio percorso, cioè no, lo spazio percorso, la posizione finale, sì, lo spazio percorso da 0 a t, ma la posizione finale all'istante t, espressa in metri, è il prodotto tra v e t, cioè è l'area sottesa dalla linea della velocità. Riusciamo a riportare questo concetto in questo grafico? Quindi, consideriamo un attimo un tempo qui, prendo un certo istante anche qui, no? T, chiamo t questo istante. Vado a vedere che qui è il valore della velocità a quell'istante, perché ovviamente sta aumentando nel tempo, no? Quindi questa è la v all'istante t, lo scrivo così, v all'istante t. Se faccio lo stesso ragionamento di prima, sono portato a pensare che lo spazio percorso, cioè la posizione finale di questo oggetto che parte da fermo dall'inizio del sistema di riferimento e viaggia con accelerazione costante, sia in qualche modo legato, sia uguale all'area sottesa dalla curva, quindi curva della retta in questo caso. Quindi vado a prendere questa area qua che coloro in qualche modo, adesso perdonatemi se esco dai bordi, ma all'interno non sono mai stato bravo a colorare con i pennarelli, no? Ecco qua, quindi questa è l'area che sta sotto. Questa area qui rappresenterà anche qui lo spazio percorso, la posizione finale, sono sempre un po' a confondere le due parole, chiamiamola posizione finale, che è più corretta, no? Questa S è questa, ma che cos'è quest'area qui? È un triangolo, no? Ora, come la calcolo quella S lì? Quella S, scrivo qua sotto in rosso, quella S lì, a cosa è uguale? È un triangolo, quindi un mezzo, perché la formula del triangolo ha dentro un mezzo, base per altezza, cioè un mezzo per la base, che è il tempo, t, per l'altezza, che è v. Ma se vi ricordate, V è una grandezza che dipende dal tempo, no? V in funzione del tempo, dicevamo poco fa. Per cui quanto vale V? Beh, basta prendere la definizione che ho scritto qui, V uguale A per T. Ora cos'è che scopro? Che se V uguale ad A per T, S può essere scritta come un mezzo per T per A per T. In conclusione, S uguale un mezzo A per T al quadrato.
Questa formula, piccolina che ho scritto qua, anche lei è un caso particolare perché si riferisce solo a quegli oggetti che partono da fermi dall'inizio del sistema di riferimento, ma è un primo accenno di legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato, perché ci dice dove ci si trova, quindi qual è la posizione a cui si trova un certo corpo, all'istante t, conoscendone la sua accelerazione. Ok, s uguale 1/2 a t quadro. Perché ho voluto portarmi fino a qua, no? Quindi farei fare tutta questa strada per arrivare a definire questa formula. Perché adesso, se la guardate bene, quella formula lì, che è diversa da questa, no? Questa è quella del moto rettilineo uniforme, questa è del moto rettilineo uniformemente accelerato. Se questa formula qui ci restituiva un grafico spazio-tempo che era una retta, perché vedete che s è uguale a una costante per t, qui noi cosa vediamo? Che la S è uguale a una costante, sempre una costante questa, per t al quadrato. Se ci pensiamo un attimo, qual è quella funzione che si studia in matematica, più o meno nello stesso anno in cui si affrontano questi argomenti in fisica? Si studia una funzione che dipende, cioè in cui la y dipende dalla x al quadrato. Cioè io ho la y da una parte uguale a una costante per la x al quadrato. Se vi ricordate, insomma, quella funzione si chiama parabola. Parabola. Questo vuol dire che il grafico spazio-tempo di un moto rettilineo uniformemente accelerato è una parabola, che in questo caso parte dall'origine e cresce verso destra. Mi metto nella prossima pagina a farvi vedere alcuni di questi grafici fatti a mano, perché magari se schiaccio il bottone giusto è meglio, e poi dopo concludiamo il video, però intanto vi faccio vedere questi grafici. Allora, qui cosa abbiamo? Lo facciamo così. Qui abbiamo un grafico spazio-tempo, vado a prendere spazio e tempo, quindi spazio-tempo per un moto rettilineo uniformemente accelerato, 1/2 a t al quadrato. Io mi aspetto di vedere, appunto, dicevo, una traiettoria che è una parabola. Se riempissi una tabella di valori del tempo e valori dello spazio conoscendo a, che ne so, se a vale 2 metri al secondo quadrato, qual è la posizione dopo un secondo? Qual è dopo 2 secondi? Cioè, andassi a riempire una tabella fatta così, TS, quindi 0 secondi, 1 secondo, 2 secondi, eccetera. Se conosco A lo posso fare. Ottengo dei punti da unire qui e se lo fate, questo potete lasciarlo a voi come esercizio, giochino da fare da soli, insomma. Inventiamoci un valore di accelerazione e cerchiamo chi sono i punti. Uniamo quei punti e troviamo che la curva che li rappresenta è una parabola fatta così. Per cui, il disegno non è bellissimo, le parabole non è che sono facilissime da disegnare a mano, però più o meno è come una roba del genere. Si vede che più passa il tempo, più la posizione aumenta sempre di più, perché la velocità continua ad aumentare, non si ferma, no? Quindi io ho la forma di una parabola. Questo vale per i moti accelerati, cioè in quei moti in cui l'accelerazione è positiva. Cos'è che accadrebbe se io volessi rappresentare un'accelerazione negativa invece? Quindi cancello questo qua verde che ho appena fatto. Se accelerazione negativa vuol dire che quel corpo stava già viaggiando, cioè, o meglio, se facciamo che si trova a un certo punto qua, si trova in una certa posizione, quindi non è più in zero, insomma, nell'origine, e deve decelerare, cioè deve ridurre la sua velocità, vuol dire che in questa formula qui la A ha un valore negativo. E se A ha un valore negativo, voi vi ricordate cos'è una parabola che ha coefficiente qua davanti negativo? È una parabola rivolta verso il basso. Per cui se questa linea verde che ho fatto prima rappresenta un moto in cui la velocità continua ad aumentare, ok? Io mi aspetto che una parabola, cioè un movimento in cui la velocità continua a diminuire, facciamola così, tolgo un attimo le premesse di prima, mi metto sempre qua in origine a partire, ma questa volta avrà una sua velocità che deve essere da zero, se no non può rallentare, ovviamente. E cosa succede? Che il grafico che io mi immagino sarà fatto invece così, ok? Quindi è una parabola rivolta verso il basso e quando raggiungo l'apice della parabola, cioè il vertice, ho raggiunto la velocità uguale a zero. Quindi ho raggiunto che mi sono fermato. Quindi parabola verso l'alto, corpo che accelera, parabola verso il basso, corpo che decelera. Ma questo è il grafico, insomma, generale di un moto accelerato, una parabola, non più una retta. Ora io volevo concludere questo video, adesso vi faccio vedere, confrontando un po' i grafici di questi due moti che abbiamo studiato. Lascio poi a voi o a un video successivo di estendere questo concetto, cioè di estendere questa legge oraria, ai casi anche in cui non si parte da fermo. E cos'è che cambia? Ve lo dico a voce, poi lascio fare voi, che io in questo disegno ho calcolato S immaginando di partire da fermo qua. Cosa sarebbe successo se io avessi avuto un grafico che posto che partire da lì, partiva da qui, da questo punto qui,
e poi fatto in questo modo, per esempio, no? Avrei dovuto prendere questo punto qui come T e vedete quello che si forma è un trapezio, non è un triangolo. Allora avrei dovuto dividere in due parti di trapezio, fare un rettangolo, un triangolo, e da qui si può ricavare chi è S, cioè S è l'area complessiva di quello che c'è qua sotto. Se ci provate a farlo, ottenendo il risultato, io ve lo scrivo alla fine di questo video, però non vi faccio adesso i passaggi per arrivarci. Ok, allora stavo dicendo, volevo confrontarvi i grafici di questi tre moti. Allora, pagina nuova, faccio tre super velocissimi grafici qui, quindi uno, non quello verde, dai, prendi il nero che è più bello. Allora, abbiamo il grafico spazio-tempo, faccio qui, il grafico velocità-tempo che faccio qui, e aggiungiamo anche un altro grafico, il grafico accelerazione-tempo. Okay? Lo facciamo per il moto rettilineo uniforme e lo facciamo per il moto uniformemente accelerato. Quindi questo è uno, questo è l'altro e questo è l'altro. Allora, dicevo che ho voluto prendere come esempi, sono esempi qualitativi questi, non sono quantitativi. Ma qui abbiamo spazio-tempo, qui abbiamo velocità-tempo, e qui abbiamo accelerazione-tempo. Allora, come fatto il grafico? Qui partiamo, quando scrivo moto rettilineo uniforme, ok? E qua in basso scrivo moto uniformemente accelerato. Ok? Allora, come sono fatti questi grafici? Noi abbiamo nel moto rettilineo uniforme una retta, quindi se ve la faccio come viene, se ve la faccio che parte dall'origine, anzi, facciamo che parte da, ma sì, da origine va benissimo, fatta così, eccola qua. Questo è il grafico del moto rettilineo uniforme. Com'è la velocità nel grafico dell'MRU? Beh, era una retta orizzontale, no? Fatta così. E quanto va l'accelerazione? E non si accelera nel moto uniformemente accelerato, nel moto rettilineo uniforme, per cui il suo grafico sarà una linea orizzontale con incidente con l'asse T, perché accelerazione è zero in tutti gli istanti. Cosa accade invece in questo qua sotto? Allora, partiamo da quello più facile, che è qua. Come è fatto il grafico accelerazione-tempo? Facciamo con verde. Beh, l'accelerazione qui c'è stavolta, è un valore costante, quindi prendo, sarà un grafico che è una retta orizzontale. Com'è fatta la velocità rispetto al tempo? E dicevamo, se si parte da fermi sarà un grafico fatto così, ok? Perché la V aumenta linearmente col tempo. E come è fatto il grafico spazio-tempo? L'ho detto poco fa, devo togliere la retta se non ci riesco. Sarà una parabola fatta in questo modo. Quindi vedete un po' cosa cambia nei due mondi, no? Nel mondo uniforme e nel mondo accelerato. È come se ci fosse una piccola traslazione, vedete, no? Questo grafico corrisponde a questo, questo corrisponde a questo, poi si va avanti così. Nel moto rettilineo uniforme abbiamo tutte le linee rette, nel moto accelerato compare questa traiettoria a parabola. Quindi se io conosco le parabole in matematica posso studiare facilmente il moto uniformemente accelerato, anche in fisica. Allora, prima di chiudere il video, e questa è l'ultima cosa che spiegavo, se veramente avete fatto quell'esercizio, se volete fare quell'esercizio che vi proponevo, cioè di cercare di ricavare la legge oraria del moto uniformemente accelerato per un corpo che non parte da fermo, e magari neanche parte dall'origine degli assi cartesiani, fate quel trapezio, trovate chi è S, poi ci si può aggiungere S0 eventualmente, vi scrivo in questa pagina qual è la formula finale, cioè la legge oraria del moto uniformemente accelerato, se la ricavate in quel modo, se mettete in pausa il video, stoppate o rivedete più avanti, insomma non importa, moto uniformemente accelerato, è questa qua che vi scrivo qui. Noi abbiamo, sono due leggi orarie, noi abbiamo dal punto di vista della velocità il fatto che la velocità di un corpo è uguale alla velocità che aveva inizialmente più a per t. Questa formula proprio ricalca benissimo quella del moto rettilineo uniforme. Mentre riguardo alla posizione, okay, di un corpo, lui sarà uguale a questa posizione alla sua posizione iniziale, s con 0 se c'è, se è 0 meglio ancora, questa parte non c'è, più la velocità che aveva iniziale per il tempo, quindi se non partiva da fermo, c'è cioè questa parte di 0t, che va aggiunta, e poi infine più un mezzo a per t al quadrato. Se io devo fare dei problemi di moto rettilineo uniformemente accelerato, dovrò usare in genere una combinazione di queste due leggi orarie, una per la posizione e una per la velocità. Direi che ho parlato abbastanza, fin troppo, quindi vi richiamo solo rapidissimamente quello che vi ho spiegato, vi ho spiegato cos'è l'accelerazione, quindi ho dato la definizione e l'unità di misura.
vi ho spiegato come sono fatti, insomma, come si fa a ricavare la legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato usando un'analogia con il moto rettilineo uniforme e trovando che nel moto accelerato si ottiene S uguale 1/2 AT al quadrato. Visto che questo grafico è una parabola, io vi ho disegnato così a grandi linee come viene il grafico spazio-tempo di un moto accelerato e qui in questa pagina ho confrontato i grafici dei moti rettilineo uniforme uniformemente accelerato con le rette e le parabole che si ottengono. Infine ho scritto qui quali sono le leggi orarie del moto uniformemente accelerato sul quale spero che insomma, dovete provare veramente a ricavare quella formula lì. Se proprio non ci riuscite, chiedetemelo e cerco di inserire un piccolo video insomma, che dimostra solo come ottenere la legge oraria nel caso generale. Io veramente ho finito, grazie per la pazienza, oggi ne avete avuta veramente tanta se mi avete seguito fino a qui, quindi grazie per la pazienza. Mi raccomando, fate domande se non capite, fate esercizi se riuscite legati a questo argomento e cercate il più possibile di immaginarvi quando guardate qualcosa che si muove, il modo in cui si sta muovendo dal punto di vista fisico. Cioè, se avete qualcosa che cambia velocità, chiedetevi quanto sarà la sua accelerazione, quale legge oraria potrò usare per studiare quel moto e si va avanti così. Ci vediamo allora alla prossima spiegazione e nel frattempo buona continuazione e buono studio.